Allora, voglio presentarvi l'organizzatrice di questa manifestazione, lo ripeto, è il terzo anno e mi ha fatto veramente un immenso piacere stare qui con lei. Ha lavorato molto, ma i frutti si vedono. Io vorrei ringraziarla, la prego di salire sul palco, la conoscete tutti ormai, Rossella Lattanzi! E naturalmente di Michela Tronti, Luca Ceracchi e Daniele De Ritis. Daniel De Ritis. Ciao, ma tu pensi che io non ti vedo più, vero? Guardati allo specchio e ammira la dolcezza del tuo viso. Tu pensi che io non sia più vicino a te? Lasciati abbracciare dal vento, fa lo stesso. La mia pelle è la tua pelle. Tu pensi che adesso non possa più baciarti, vero? Allora sfiorati le labbra e se la tua mano trema è solo perché la sto carezzando piano. Tu pensi che adesso io possa aver bisogno di te? Tranquilla, ma ogni volta che regali amore a qualcuno lo regali a me. Il tuo pensiero è il mio ed è l'unico vincitore in questo mio nuovo mondo fatto di nuvole e profumi intensi, fatto di respiri e poesia. Fatto di te, perché tu sei il mio canto d'amore. Non piangere, ma, e se proprio non ci riesci, fallo mentre sorridi. Ciao, ma. Sporcato rossetto, non fa niente. Allora, questa associazione, che si chiama Una canzone per te, è il canto di una madre al cielo, come avete sentito, ed è un'associazione senza scopo di lucro. Si pone di omaggiare e tenere vivo il ricordo dei figli che sono volati in cielo e sostenere attraverso la musica, come stiamo facendo, il benessere psicofisico di tutte le mamme orfane di un figlio. Promuove ed organizza attività di unità sociale attraverso manifestazioni musicali e attività di altro genere connesse con il senso della vita e della morte. I proventi andranno a favore della popolazione locale, di chi versa in situazioni di disagio, di qualunque natura esso sia. Sarà come un fondo cassa che potrà essere d'aiuto per chiunque di noi nelle emergenze che purtroppo si verificano nel corso della vita. Anche questo incasso di questa serata, oltre all'associazione, andrà all'associazione Gebenà di Don Franco e naturalmente i possibili fondi consentiranno di poter anche allestire tali manifestazioni. Quindi confido nella vostra generosità, ricordandovi che dare vuol dire ricevere.